Buongiorno mondo, abbiamo già fatto tutte le operazioni di pulizia, sistemazione camper, adesso stiamo scaricando le acque nere e poi scarichiamo le grigie, ci prepariamo e partiamo. L'acqua pulita l'abbiamo già caricata in piazzola, che almeno lì abbiamo usato la nostra canna dell'acqua, perché usare questa qui ci fa leggermente schifo, perché tutti la usano anche per pulire i bagni. È meglio usare sempre la propria nelle aree comuni come questa qua. E boh, adesso lì ha quasi finito. Spostiamo il camper, scarichiamo l'altro, mettiamo i liquidi disinfettanti e ripartiamo. E ci siamo dimenticati di dirvi che abbiamo cambiato anche il programma, perché saltiamo Soverato, magari ci fermiamo solo per una sosta caffè, tiriamo dritti verso le Castella, visto che dovrebbe esserci un campeggio in pineta e finalmente con un po' di ombra, giusto? Sì. Basta sole, troppo caldo. Poi fai vedere la tua schiena per capire perché abbiamo fatto questa scelta. Cos'ha la mia schiena? Sembri un visitor, tutto pieno di buboni, poverino. Ma non è vero, mi sono un po' bruciacchiato. Un po'. Un pochino così. Va bene, ha finito, chiudiamo il serbatoio, a dopo. Siamo arrivati a Soverato, abbiamo parcheggiato il camper qui in un posto a caso vicino alla zona della via Marina, che deve essere là in fondo, giusto il tempo per berci qualcosa di fresco, un caffè. Vediamo adesso cosa troviamo. Fa caldo? No, fa freddo. Meno male, perché sempre queste cose scontate, fa caldo quando è estate, fa freddo quando è inverno. Noiosi. Dai, andiamo a bere, a dopo, poi ripartiamo direzione Le Castella. Le Castella. E adesso chi la sposta più questa qui, da questa pineta freschissima? Per rimettersi in camper direzione Le Castella. Le Castella. Qui all'ombra sta bene, fresca, si vede che sei fresca, mica tanto, guarda come sei combinata. Dai, uno sforzo e andiamo. Sì. Si sta bene qua sotto. Stiamo qua. Sempre quello che si lamenta, però siamo venuti in questo campeggio, come vedete dietro di me, pieno di pini, ombra, camper tutti all'ombra, l'unica piazzola al sole, guardate qual è, guardate il camper, tutto al sole, l'ombra qua, quella all'ombra, quella all'ombra, l'ombra, ci hanno assegnato l'unica piazzola col sole tutto il pomeriggio. Sei felice? One hour later. Ve l'ho detto che siamo dei lagnoni, però lagnarsi a volte fa bene. Siamo andati dal direttore dicendo che la nostra piazzola era l'unica completamente al sole, e guardate un po' dove ci ha messo. In questa qua, che affaccia direttamente sul mare. La Simo è più contenta perché adesso è qui all'ombra a leggere. Anzi, adesso sta cazzeggiando col telefono, ma prima stava leggendo. Quindi niente, finalmente possiamo rilassarci. Abbiamo rimontato tutto e andiamo finalmente a vedere com'è il mare di Le Castella. E poi dobbiamo andare a fare un po' di spesa, perché meno male che i D&D ci hanno ricordato che oggi è sabato e domani è domenica e sarà tutto chiuso. Anche se è la settimana ormai di Ferragosto, secondo me qualcosa di aperto troveremo, ma meglio non rischiarcela, e soprattutto mai andare a comprare di domenica. Lasciate stare la gente che lavora, non fateli lavorare la domenica, ma neanche al mare. Come noi ci organizziamo, andiamo a fare la spesa adesso e domani loro potrebbero riposarsi, invece c'è chi va a fare la spesa la domenica solo per passare il tempo.
e a rompere le balle alla gente con la famiglia che dovrebbe stare a casa propria al posto di lavorare. Later. Siamo pronti, stiamo andando a fare un po' di spesa con la bicicletta. Simo, sei pronta ad affrontare queste strade perigliose? No, io mi fermo. Dai, pedala. Dunque, spesa fatta, giretto per le Castella fatto giusto per buttare l'occhio e vedere un po' com'è disposto e cosa possiamo trovare in questo posto, e abbiamo trovato la fattoria del Casaro. Ci siamo fermati a bere un Ciro bianco io, un Ciro rosé la Simo, e adesso dovrebbe arrivarci un tagliere di affettati e salumi misti e un aperitivo degno della Calabria. È quasi fatto. Mi guarda male la Simo perché dico cazzate. Posso bere? Puoi bere. The next morning. E buongiorno mondo, anche se a dir la verità siamo un po' in ritardo per darvi il buongiorno, perché comunque abbiamo fatto già colazione. Come vedete siamo in mare, sono già le 11:40 e quindi il buongiorno diciamo che è passato da tempo. Siamo a Le Castella, il campeggio alla fine è piacevole nel posto dove ci siamo messi, ma la spiaggia rispetto a quelle di Condofuri, quelle di Bianco, è quasi inesistente, mettiamola così. Il mare anche, come vedete, è un po' più torbido. Fino adesso il migliore, dichiarato anche dalla Simo, è quello di Scilla, secondo Condofuri, poi Bianco. E strano per essere sulla costa ionica non avere quasi per nulla una spiaggia. Oggi magari proviamo ad andare in quella direzione di là, che è Isola di Capo Rizzuto. Abbiamo visto che ci deve essere una spiaggia un po' più grande, ma forse c'è un villaggio turistico, quindi potrebbe essere anche più incasinato di questo. Guardate, per essere la Calabria, quanti ombrelloni ci sono, tutti ammassati, ma solo perché la spiaggia è minuscola. Oltretutto oggi è domenica della settimana di Ferragosto, perciò non possiamo lamentarci, ci godiamo il fresco nell'acqua e tra poco andiamo a mangiarci un po' di frutta. Ti va la frutta? No. Lei vuole mangiare la salsiccia calabrese e il provolone silano. Va bene, basta ciance, mi hai detto un sacco di cazzate. E niente, in questi giorni andrà un po' così, un po' da spiaggia, un po' da mare, un po' poco da giappino, sempre tarantolato e vagabondo. Quest'anno, come avevo promesso alla Simo, con calma, pian pianino, un po' di mare, un po' di spiaggia, eh? Sta andando come ho promesso? Sì. Boh, quindi non rompetemi le scatole che la faccio sempre correre, camminare, pedalare, lasciatemi in pace, eh? Basta. One eternity later. Sono le 18:52, la giornata è passata tra spiaggia e campeggio dove abbiamo mangiato, siamo rilassati, abbiamo letto, ma questa è la vita da spiaggia, non ho molto da raccontarvi, quindi i video saranno un po' così, un po' lenti. E ci stiamo preparando, io anzi sono già praticamente pronto, la Simo c'è quasi. Prendiamo le bici, andiamo in paese e vediamo di mangiare fuori questa sera, magari del pesce. Ho
ovviamente dopo tutte queste serie di ristrettezze ci siamo concessi una cena in un ristorante di pesce. Dice? Scelto io. In base a cosa? Alle recensioni. Carmen. Passa, passa. Per cominciare una piccolissima impepata di cozze. No, tu hai il culo ciccio, mamma c'è il culo ciccio. Si capisce a chi piace e a chi no. Ma pure me. Hai ragione, ma pure mia mamma. Non è che non mi piaccia, non ne vado matto e quindi ne mangio meno della Simone. Non mi dà tregua, mangia come un trattore, non si ferma mai come un Landini. Io come secondo ho preso una fettura di paranza che la Simo, mentre gli faccio il video, già sta fregandomi dal piatto. Si vede. La Simo invece si è preso un bello stocco fritto su una vellutata di cipolla di Tropea. Com'è? E comunque questo baccalà, stoccafisso, merluzzo, chiamatelo come volete, è una bomba. Ed ovviamente per chiudere la cena un bel liquore digestivo alla liquirizia. Nella loro libera uscita. A questo punto. Perché tu come hai? No, io tutto so del che nasce. Com'è il caos delle Castella? Quanta gente c'è? Ragazzi, stiamo cercando di lasciare il caos di Le Castella, che è veramente, veramente esagerato. Troppa, troppa gente per i nostri gusti. Adesso andiamo in direzione campeggio, ci beviamo l'ultima e andiamo. Qui ognuno fa come vuole per strada. The next day. E buongiorno mondo, anche questa mattina colazione in campeggio davanti al camper sotto il tendalino con caffè nero, si vede? Caffè macchiato con la pannina e due cornetti, non so come li ho presi, e tra l'altro la crema. Per te la crema, per me la marmellata. Perché ha detto che uno dei due alla crema era un po' abbronzato. Questa qua mi sa che è la marmellata. No, quello mi sa che è la crema. Prova a girare quello lì. Marmellata. Quella è marmellata? Quella è crema, secondo me. Questa è crema. Come te. Buona colazione. Un po' là lontano. Vediamo il mare, ma adesso andiamo a vederlo da un po' più vicino. Vi ricordate nel campeggio di Bianco che avevamo fatto vedere, credo, forse, non ricordo, che era strapieno di Tribulus terrestris, detto anche il baciapiedi, quella pianta che lascia quelle spine a tre punte che rimangono sempre verticali, che buccano i piedi? Ecco, oggi pronti per andare a Le Castella in bicicletta, per andare alla spiaggia di Le Castella, non quella di fianco all'area sosta. La ruota posteriore della bici di Simo bucata da uno di quei bastardi schifosi, e ho tutto per cambiarla, ho la pompa, ho la camera d'aria nuova, i cacciagomme, però ormai eravamo pronti per andare in spiaggia, non avevamo proprio voglia, e l'unica cosa è che adesso dobbiamo camminare qui sotto il sole per arrivare alle Castella.
e saremmo già arrivati a questo punto, perché con la bici si va due minuti, a piedi ce ne vanno almeno 15-20. Va bene, avevo fatto anche tutto un accrocchio per legare l'ombrellone alla bicicletta, stava al bacio. E invece niente, smonta tutto di nuovo, lega la bici e vai con le gambette. In pausa pranzo, se torniamo, magari cambio la camera d'aria e vediamo di sistemarla per i prossimi giri, perché la bici in giro è sempre stracomoda. A dopo, ciao. Caos, caos. Ce lo siamo meritati un caffè. Direi di sì. Ovviamente prima di arrivare in spiaggia la Simo necessita di un secondo caffè. Del primo in realtà, perché il primo era detto. Ma è sempre un caffè. È il secondo. Il caffè nato non è caffè. Va bene, siamo al bar Cammello di Le Castella. Com'è la situazione spiaggia Le Castella? Tesa. Ovvero? Non c'è posto. Visto che tanto le speranze di trovare un posto in spiaggia sono rasente al nulla, siamo entrati al castello e andiamo a farci un giro, visitare l'interno del castello, che è gratuito, quindi buon giro, ve lo facciamo vedere dall'interno. Ieri ve l'ho fatto vedere da fuori col drone, oggi dall'interno. A dopo. Simo non si fidava di scendere giù da quegli scogli con le scarpette, in effetti un po' si scivolava, si è stati all'ombra della torre a leggere un sacco di libri e come vedete siamo tornati al bar Cammello, abbiamo ordinato due panini, tartine, birretta e buon appetito, ma sono le 2:28. Un bel pranzettino leggero alla calabrese. Volevamo andare in panetteria ma ha chiuso mentre eravamo in spiaggia, quindi ci è toccato venire al bar a fare questi sacrifici. Come si scotta la Simo mangiando un panino? No, scotta? No, solo il pane dentro. No, salame piccante e giardiniera. Sono ormai passate le 4, siamo tornati al camper, ma solo perché in paese veramente iniziava a far troppo caldo, anzi siamo venuti anche a posare i nostri acquisti da furbi, perché questi sono gli acquisti che si fanno quando fa caldo: liquore alla liquirizia e amaro Milone in onore di Marcolone, amaro fatto qui nella zona di Crotone, penso, non mi ricordo più. Crotone, sì, credo di sì. E adesso mi tocca fare anche il ciclista e riparare la bici della Simo, così poi domani quando andiamo via è a posto e nella prossima tappa abbiamo le bici sistemate. Almeno qui c'è un po' d'ombra, un po' d'arietta. Fa caldo? No, immagino. E dopo aver riparato la bici della Simo mentre lei allegramente e felicemente si leggeva il suo libro spaparanzata all'ombra, mi ha anche spedito a comprare della frutta per questa sera. Quindi io ho preso la mia bici e sto andando a prendere la frutta e lei continua a leggere il libro all'ombra, maledetta di una maledetta. Ah, come direbbe il buon Ferruccio, tutto io devo fare, tutto io. Si scherza, eh? Io volevo andare a farmi un giro veloce, adesso compriamo un po' di frutta. Avrei voluto prendere un po' di fichi calabresi belli dolci, ma non ce n'erano, quindi ho comprato
un quarto di anguria, sperando che sia dolce anche questa, bella fresca. Non vedo l'ora, quasi quasi adesso chiedo alla Simo se le va di fare anche merenda con l'anguria. Fichi non ce n'erano. Oh. Ho preso l'anguria. Che? Volevo i fichi, ma va benissimo. Sarebbe molto meglio fredda e fresca di frigo. Ma stiamo facendo merenda con l'anguria finalmente. Qualcosa di fresco e non fritto. Four hours later. E comunque anche questa sera di fame non moriamo. Mangiamo roba fresca, anche perché è tutta roba che dobbiamo finire. È quella che abbiamo usato ieri per il pranzo. Avevamo ancora un po' di pomodorini. La Simo ha fatto le bruschettine. Un po' di caciocavallo silano. No, provo la silana. Salamino, salsiccia calabrese. Due olive, proprio due. E morettino. Buon appetito. Buon appetito. E adesso proviamo anche il liquore alla liquirizia che abbiamo preso oggi. La boccettina Mignon l'abbiamo congelata nel congelatore del camper e siamo pronti a provarla. Com'è? Buonissimo. Si sta già scaldando.